nuovi sviluppi nell'inchiesta della Procura dell'Aquila sulle presunte irregolarità per il concorso da direttore presso il Centro Servizi Anziani. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha emesso la misura cautelare della sospensione dal servizio nei confronti del segretario generale del Comune, Carlo Pirozzolo. Un provvedimento emesso per le responsabilità emerse durante l'inchiesta, dal quale emergerebbe il tentativo di condizionare il concorso a favore della dirigente comunale Patrizia Del Principe, già sospesa dal pubblico servizio nei giorni scorsi, a favore della quale sarebbe stato confezionato il bando di concorso, indetto dal Comune nel 2014, per la copertura del posto di direttore dell'ex OMPI. Concorso che comunque non fu poi vinto dalla Del Principe, nonostante fosse l'unica candidata. Al segretario generale del comune è contestato il reato di turbata libertà di scelta del contraente in un bando di gara. La Del Principe inoltre è coinvolta in un altro filone dell'inchiesta, sempre relativo all'ex OMPI, con l'accusa di aver percepito denaro da un imprenditore dei traslochi in cambio di incarichi diretti, sempre sul centro servizi anziani. Il dirigente dell'avvocatura, Domenico De Nardis, ricoprirà ad interim, come già accaduto finora, il ruolo di segretario generale. Pronto il ricorso dell'avvocato del segretario Pirozzolo Carlo Benedetti, che al contempo è anche presidente del Consiglio Comunale, che non ha commentato la decisione del giudice, annunciando l'intenzione di impugnare il provvedimento in tempi rapidi. Dopo una lunga maratona in Consiglio regionale, è arrivato all'approvazione finale uno dei provvedimenti che ha fatto più discutere nelle ultime settimane, creando non pochi problemi all'interno della maggioranza, ovvero quello relativo allo stanziamento dei fondi per il salvataggio dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, risorse che consentiranno all'ISA di proseguire nella sua attività e che al contempo hanno aperto ad una guerra aperta tra maggioranza ed opposizioni, che si è conclusa con una soluzione salomonica quasi da manuale Cencelli. Soldi un po' a tutti quegli enti che hanno dei referenti all'emiciclo. Oltre che all'ISA, infatti, sono state garantite risorse anche all'Istituto Braga di Teramo, il Teatro Marucino di Chieti, il Teatro dei Marsi di Avezzano, il Teatro Fenaroli di Lanciano, l'Ente Manifestazioni Pescaresi, il Premio Flaiano, la Fondazione Michetti, la Brigata Maiella, la Giostra Cavalleresca di Sulmona ed il Mastro Giurato di Lanciano. Tutti contenti o quasi. Dai 5 Stelle, infatti, piovono strali tanto nei confronti della maggioranza quanto in quelli del centrodestra. Non possiamo permettere che i partiti si spartiscano i fondi per la cultura, con il ricatto del salvataggio dell'ISA, ha tuonato il pentastellato Ranieri. Ci sono migliaia di realtà culturali abruzzesi valide, che però non hanno appoggio politico e navigano nell'impossibilità di implementare o di svolgere la loro attività sul territorio. L'ISA è sicuramente una risorsa, ma lo sono anche le altre realtà. Non solo cultura, però, in Consiglio regionale, dove è stata approvata la legge di riordino delle funzioni attribuite alle province. In base alla nuova norma, tornano di competenza regionale, tra le altre, le funzioni di valorizzazione dei beni culturali, agricoltura, difesa del suolo, vigilanza urbanistica e turismo. Previsti inoltre tavoli bilaterali con le amministrazioni provinciali per discutere del trasferimento del personale, al netto dei pensionamenti e delle unità per le quali i comuni hanno dato la disponibilità ad assorbire. La vicenda del procedimento sull'affidamento e la gestione del servizio delle mense scolastiche si chiude con l'assoluzione del sindaco Massimo Cialente e della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. La Corte dei Conti infatti li ha assolti, assieme all'intera giunta in carica nel 2010, dall'accusa di danno erariale. L'inchiesta era partita da un esposto presentato nel 2012 dall'avvocato Fausto Corti. Sotto la lente di ingrandimento, una delibera del 2010 con la quale il Comune aveva consentito alla ditta Vivenda SPA di aumentare ogni pasto di circa 1 euro più IVA. Un aumento che secondo l'accusa aveva prodotto un danno erariale di 454.000 euro. La Vivenda giustificò tale aumento dicendo che si era passati dal servizio di monorazione a quello di scodellamento dei pasti. Nello stesso procedimento erano chiamati a rispondere di danno erariale, oltre al sindaco e alla Pezzopane, anche gli assessori Giampaolo Arduini, Marco Fanfani, Ermanno Lisi, Giuliano Lalli e Roberto Riga. L'equivoco di fondo in cui la procura è in corsa, si legge nelle motivazioni, che avrebbe legittimato la richiesta risarcitoria, è che nel contratto originario fosse compresa anche l'attività di scodellamento o servizio agli alunni e al personale fruitore dei pasti, mentre risulta agli atti come nessuna attività del genere rientrasse nelle mansioni della società aggiudicataria, che al riguardo non percepiva alcun
alcun compenso. La procura non ha dimostrato quindi la presenza sul territorio a parità di condizioni di prezzi inferiori per lo svolgimento del servizio ai tavoli, che avrebbe provato il danno derivante dalla differenza tra il prezzo pagato alla ditta aggiudicatrice e quello prospettato da altri fornitori. Ma le successive aggiudicazioni, si legge sempre nelle motivazioni, hanno dimostrato l'esatto contrario, ovvero l'indisponibilità di altre ditte allo svolgimento del servizio. L'avvocato Fausto Corti, nello stesso procedimento, rappresentava una ditta esclusa dall'appalto. Un invito a visitare L'Aquila è quello che il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso ha rivolto a Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione Europea e alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri. Chissà che D'Alfonso non voglia riaccendere i riflettori sull'Aquila dopo la visita lampo del premier Renzi, che tutti ricorderanno essere terminata tra tafferugli e contestazioni. Certo è che Federica Mogherini ha manifestato grande interesse e la sua disponibilità al governatore D'Alfonso. Il veloce scambio di battute si è tenuto tra i due a Bruxelles, al termine della sessione plenaria del Comitato delle Regioni, in cui Federica Mogherini è intervenuta per discutere sul ruolo degli enti locali e regionali nel quadro dell'azione esterna dell'Unione Europea. A fare da cornice la 13ª edizione degli Open Days, l'evento annuale che vede la partecipazione di oltre 6.000 stakeholders in 140 workshop, attraverso i quali il Comitato delle Regioni e la DG Regio coinvolgono regioni e città nelle iniziative legislative dell'Unione Europea, assicurando loro la funzione di organo consultivo. Un ruolo che il presidente D'Alfonso avrà modo di giocarsi al meglio giovedì mattina, intervenendo all'evento conclusivo degli Open Days per discutere di occupazione e crescita attraverso la strategia della macro-regione Adriatico-Ionica, ancora una volta alla presenza di Federica Mogherini. E chissà che D'Alfonso questa volta non riesca a costruire un ponte tra L'Aquila e Bruxelles. Tra le tante star dell'alpinismo internazionale che hanno partecipato al Festival della Montagna dell'Aquila, un volto noto, Giampaolo Gioia, che con due vittoriose spedizioni in Himalaya ha riportato l'alpinismo abruzzese nel panorama mondiale. Nell'auditorium del castello, con immagini e parole, ha fatto rivivere le emozioni provate dove l'aria è più rarefatta. Belle esperienze, partendo già dagli anni 90, dove sono stato in Kirghizia per scalare delle montagne, due bei 7000 in terra di Russia, in Kirghizia e in Kazakistan. Nel 2001 l'idea di scalare il Choyu. Choyu è una montagna di 8201 metri che sono riuscito a scalarla da solo negli ultimi 1000 metri. Poi nel 2004 sono stato invitato in una spedizione all'Everest, nel versante nord, e lì è un...